Finalmente eccomi qua a parlarvi del mio setup. È un video che volevo fare da tantissimo, ma ultimamente ho cambiato qualche pezzetto che avrete visto nei video, ho cambiato anche qualcosa dal punto di vista estetico, quindi i vostri commenti si sono rinnovati. Qual è il tuo monitor? Qual è il computer che utilizzi ogni giorno? La tastiera, il mouse, la scrivania, eccetera, eccetera. Per cui eccomi qua e vi racconterò tutto. Attenzione però, in descrizione trovate il link all'articolo correlato a questo video in cui c'è qualche dettaglio in più tecnico, anche se volete il link all'acquisto dei vari componenti di cui andrò a parlarvi. Qui cercherò di farla un pochino più veloce, altrimenti conoscendomi insomma potrei rimanere per ore a parlarvi del perché, del per come ho scelto questo piuttosto che l'altro. Bene, partiamo subito! Allora, nell'articolo scritto trovate tutta la storia che mi ha portato da un notebook da gaming ad un computer fisso come questo. Adesso qua vi spiego semplicemente di che macchina si tratta. Si tratta di un Creator P100X di MSI, una linea, quella Creator di MSI, dedicata proprio ai creativi, quindi con una serie di caratteristiche interne ed esterne adeguate all'utilizzo. Prima di tutto, dal punto di vista estetico, prima di entrare a parlare dei componenti, lui ha un case particolarmente grazioso, elegante, compatto, che sta bene in un qualsiasi studio di design, sta bene sulla mia scrivania, va bene anche per essere mostrato in video e non ha dimensioni colossali. Poi non ha troppissimi LED, cioè solo una striscia LED che si può disattivare, ma molto sobria, anche molto carina, e quindi è un qualcosa che fa perfettamente al caso mio, no? Che non volevo una macchina troppo grossa, un case troppo grande. Pur consapevole di quelli che sono i compromessi in un case come questo, anche se vi dirò che non sono poi tantissimi. Che cosa c'è all'interno di questo case così compatto? Partiamo dal processore, che è un i9 di decima generazione, 10900 serie K, quindi diciamo il top di gamma della linea consumer di Intel, un vero cavallo imbizzarrito. Insieme a questo c'è una GPU custom MSI GeForce 2080 Super Ventus overclockabile, quindi una GPU davvero abbondante per quelle che sono le mie esigenze, 64 GB di memoria DDR4 divisi su due banchi da 32 GB ciascuno, due hard disk in RAID da 2 TB ciascuno e un SSD da 1 TB per il sistema operativo. Insomma, c'è un po' di tutto, è però un computer che mi permette di fare i lavori di grafica senza nessun tipo di pensiero. È veramente una macchina che mi ha cambiato il lavoro in positivo, nel senso che posso concentrarmi esclusivamente sul video, sulla foto, sulla grafica, senza dover pensare al fatto che ci siano dei limiti hardware, dei limiti che la macchina non riesce a superare in termini di capacità di calcolo. Qua c'è veramente tutto ciò che serve per fare un po' di tutto e nel mio caso è fin troppo abbondante. Anzi, vi dirò di più, se c'è una piccola criticità che ho trovato in una macchina del genere è il raffreddamento, perché non è a liquido, è solamente ad aria e tra l'altro molto minimal, perché ci sono le due ventole integrate della GPU e un ventolone con un grande dissipatore sulla scheda madre e basta. E questo fa sì che la GPU, grazie anche all'architettura interna, abbia uno spazio dedicato con un flusso d'aria molto costante, riesca ad essere sempre bella raffreddata, mentre la CPU sulla scheda madre insomma, fa un pochino più di fatica, però c'è da dire che nella maggior parte delle applicazioni grafiche che utilizzo io, il carico più pesante se lo deve smazzare la GPU, quindi sul processore non è così importante, anzi non va mai veramente sotto stress. Quando va sotto stress, però sì, si crea un pochino di throttling. Tant'è che io vi consiglio, anziché, se siete interessati, non questa configurazione con l'i9, ma l'i7, che secondo me è più che sufficiente, è un pochino più tranquillo in termini di consumi e di temperature, e secondo me può andare benissimo. Poi, volendo, ci sono anche delle configurazioni superiori con, ad esempio, la 2080 Ti, che però nel mio caso sarebbe stato veramente troppo esagerato. Mi direte voi, se ti fossi assemblato il computer, avresti speso di meno, avresti avuto delle prestazioni almeno comparabili. È vero, sicuramente, però avrei speso molto di più in termini di tempo nel ricercare i vari componenti, perché per spendere di meno bisogna andare a cercare qualche offerta,
È vero, però bisogna anche spendere del tempo per assemblarlo, aspettare che arrivino tutti i pezzi, eccetera, eccetera. Una soluzione del genere, nel caso di un professionista, è più costosa, ma il valore di un prodotto va anche ricalibrato sul valore di ciò che riesce a produrre. Quindi io dico, uno studio di design che ha bisogno di una macchina deve fare un click il giorno dopo, ha in casa una macchina del genere che attacchi alla presa ed è già pronta, perfetta per poter rendere al 100% delle sue potenzialità. Un computer preassemblato, insomma, è un'altra storia. Siccome avevo l'opportunità di prendere questa macchina, non me la sono fatta scappare e devo dire, non la cambierei per nulla al mondo, perché mi piace, così com'è, per il mio tipo di lavoro è davvero perfetta. Insieme a lui c'è anche il monitor, che è di nuovo un MSI della linea Prestige. Io avevo già un monitor MSI, mi ha detto: senti, visto che hai quel computer, ti mandiamo quello da provarlo, vedi tu. E in effetti devo dire che va veramente molto molto bene. È la mia prima volta con un monitor 5K, avevo qualche dubbio, io ero abituato ad usare un monitor 4K curvo, questo invece è un monitor piatto 5K. Dopo qualche giorno di ambientamento, perché comunque la superficie che ti trovi davanti, essendo uno schermo piatto, è parecchio grande, devo dire che anche in questo caso non tornerei indietro, perché la risoluzione così elevata, ovviamente se sostenuta da un computer in grado di sostenerla, vi permette di avere sott'occhio una marea di cose. Poi nei programmi dedicati alla grafica o all'editing video come Premiere o After Effects, avere uno schermo così ampio e così con una definizione così elevata ti permette di aprire tantissimi controlli, di avere sott'occhio tantissimi pulsanti. Ed è tutto di guadagnato, non dover aprire delle finestre, cliccare di qua di là per mostrare dei pulsanti. Hai tutto sempre sott'occhio e beh, è un altro tipo di lavoro, si fa veramente tutto benissimo. E poi un monitor così grande è sfruttabile molto bene anche per l'utilizzo normale. Io per esempio apro sempre molte finestre, ho la chat interna, ho il browser, ho la mail, ho l'Explora risorse, ho Feedly con le notizie di tecnologia, insomma, ho un po' tutto sott'occhio sempre sullo stesso monitor. Quando ci si abitua poi è un po' difficile tornare indietro. A parte le dimensioni, la risoluzione è un monitor veramente notevole anche per quanto riguarda la fedeltà cromatica, precalibrato di fabbrica, vi arriva con la sua certificazione, spazio colore P3 coperto al 100%, sRGB coperto al 100%, e poi un software molto carino che vi permette di andare a modificare lo spazio colore, il profilo colore, direttamente con un click senza dover andare ad armeggiare con l'on-screen display, insomma con i tasti fisici che sono sulla parte posteriore. Poi c'è una marea di collegamenti, porte di ogni genere, insomma potete collegarci davvero di tutto. Non c'è l'HDMI 2.1, peccato, ma in realtà questo non è un monitor da gaming, la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, quindi insomma non so se ve ne sareste fatti poi tantissimo. È un monitor che secondo me va preso in considerazione indipendentemente dal computer MSI per il rapporto qualità-prezzo. Se fate grafica, se fate editing fotografico, costa poco più di 1000 euro, ma è un monitor ottimo per fare un po' di tutto, con un'ottima calibrazione, tante opzioni, un'ottima luminosità, sono 450 nits su tutto il pannello in maniera uniforme, quindi ecco, per lavorare con questo genere di applicazioni va benissimo. Poi abbiamo questa, la tastiera, che è una Microsoft Surface Keyboard, non è una tastiera delle migliori sul mercato, non è nemmeno retroilluminata, ma è una tastiera con cui mi trovo molto bene. Alla fine la tastiera, secondo me, è una questione di abitudine. Ne ho provate tante, ma alla fine torno sempre a quello. Non è anche abbastanza costosa, siamo più di 100 euro, è estremamente stabile, tutto in alluminio, Bluetooth, la batteria dura un'eternità, i tasti sono ben spaziati, è a membrana, ma la corsa è abbastanza giusta, diciamo, non troppo lunga, non troppo corta, silenziosissima. Io in questo momento ho un pupetto di pochi mesi in casa, quindi ho bisogno di silenzio, e per scrivere quella anche alla sera è davvero perfetta. Quindi non potrei chiedere di meglio. Dopo averne provate tante, le ho tutte abbandonate, questa keyboard, se volete qualcosa di elegante, di minimale, di bello e di funzionale, ve la consiglio spassionatamente. Mouse, il mouse è un Logitech MX Master, sapete che fantasia, questa è la terza generazione, penso sia il mouse più diffuso in assoluto tra quelli che lavorano in uno studio, con i video, con le foto, ma anche banalmente semplicemente davanti al computer tutto il giorno. È un mouse comodissimo da utilizzare,
né gioverete in salute né gioverete in produttività, ha una marea di tasti personalizzabili, potete farci veramente di tutto, scorre benissimo, il lettore è perfetto, è Bluetooth, insomma è un mouse che io vi consiglio assolutamente. Quando ho speso quelle decine di euro, quella cinquantina di euro in più per comprare un mouse di buona qualità, per me il mondo è cambiato, nel senso che mi sono trovato talmente bene che non potrei tornare indietro. Ho fatto tutte le generazioni, questa è la terza, devo dire che forse mi trovavo meglio con la prima, per l'ergonomia era leggermente diversa, però anche questa Mixmaster 3 va benissimo. Poi, quest'asta che vedete qua dietro con collegato un microfono è un Yetecaster, c'è un'asta della Blue, tutta in alluminio, elegantissima, fichissima, snodata, non potrei anche in questo caso tornare indietro ad un'asta da pochi soldi, costa un botto, quindi ve la sconsiglio, nel senso che potete avere la stessa funzione con un'asta da 15 euro, questa invece tutto insieme mi pare che costi 200 e qualcosa, insomma è uno sfizio. Comunque attaccato c'è il microfono che è un Blue Yeti, rigorosamente nero opaco, anche quello è un microfono che probabilmente non è il migliore sul mercato, ma è per me un microfono che va benissimo, nel senso che per le mie esigenze è fin troppo abbondante, poi lo conosco molto bene, ho sviluppato nel tempo dei preset che vanno a sistemare i suoi piccoli difettucci, quindi diciamo che ho trovato la pace dei sensi con questa configurazione. Altre cose, il tavolo è un tavolo di Ikea, nell'articolo scritto vi scrivo anche che tipo di tavolo è e qual è il trattamento che ho fatto per farlo diventare di questo colore, che è un marrone scuro, noce scuro diciamo, che mi piace molto, con dei cavalletti che invece vi sconsiglio perché rendono tutto un po' poco stabile. Poi, ultima cosa, anzi non ultima, questa si chiama Eclipse della Native Union, è una base per la ricarica, ci sono dentro tre cavetti USB, Type-C, insomma potete usare diverse configurazioni, che sono arrotolati, vi permettono di avere sempre tutto in ordine sulla scrivania, sono un po' un maniaco da questo punto di vista, ed è esteticamente anche molto interessante, molto carina, ricarica veloce. Pensate che questa base è rimasta sul sito di Apple anche in vendita ad un prezzo spropositato, più di 100 euro per un po', adesso non si trova più, non la producono più, però ve l'ho fatta vedere perché è una chicca secondo me, c'è anche i LED sotto, veramente fichissima. La riuscite a trovare ancora su eBay, qualche raro esemplare, però insomma sono sempre meno, mi spiace che se non l'avete comprata, perché secondo me è molto molto bella. Ultima cosa è quella seduta sotto di me, una sedia ergonomica della Cinius, si chiama Cinius Ergo, questo è il modello con schienale. È una sedia che dunque vi consiglio, sì, se avete qualche problema alla schiena che non risolverà completamente, ma vi aiuterà insomma ad attutire. Stare seduti molte ore al giorno può essere un problema, la cosa migliore in assoluto resta quella di alzarsi per sgranchirsi le gambe ogni tanto. In effetti una sedia così è abbastanza scomoda da portarvi ad alzarvi molto spesso, ma adesso io lo dico anche un po' simpaticamente, ma non è scomoda, bisogna un po' abituarsi perché il peso viene scaricato sulle gambe. Nel momento in cui ci si abitua però troverete sicuramente del giovamento alla schiena, alle spalle, agli avambrazzi, perché avrete una posizione rilassata al computer. Io l'alterno con una sedia normale perché stare seduto tutto il giorno su questa sedia a un certo punto mi spacca le gambe, però riconosco che dal punto di vista ergonomico sia un'ottima soluzione. Quindi se potete tenerne due nella stessa stanza e alternarle, ecco, questa è un investimento anche sulla vostra salute e sul futuro che vi posso consigliare. Come ampiamente previsto sono andato lunghissimo, però insomma dovevo parlarvi di tutte queste cose. Devo dire in conclusione che questo è il setup che mi ha permesso di trovare la pace dei sensi, e per un appassionato tech, che sicuramente dall'altra parte dell'obiettivo ce ne saranno tanti, sapete che riuscire a placare quella scimmia, riuscire a placare quella malattia brutta che abbiamo è già un successo, quindi io per i prossimi mesi sarò molto tranquillo. Scherzi a parte, devo dire che con questo setup mi trovo benissimo e non riesco a pensare a qualcosa di meglio che mi possa ancora migliorare il flusso di lavoro. Quindi per un po' credo che starò con questo, anche perché insomma gli investimenti sono notevoli. A proposito di investimenti, praticamente tutto ciò che vedete qua è parecchio caro, sono prodotti di fascia abbastanza alta.
Però io sono tanti anni che ormai faccio questo lavoro e ho capito che gli investimenti sull'attrezzatura che ti serve per lavorare non sono mai soldi buttati, veramente. Risparmiate qualcosa in più, evitate di spendere in cavolate, spendete magari qualcosa per un monitor, per un mouse, per un computer che vi permettano di lavorare bene e in serenità. Sono investimenti che vi ritorneranno sicuramente, molto più per esempio rispetto a quelli di uno smartphone, perché con un telefono da 400 euro si riescono a fare le stesse cose che si fanno con un telefono da 1400, quindi in questo senso quello lo vedo come uno sfizio. Invece una macchina che supera i 2000 euro come questa, un monitor che supera i 1000 euro, sono comunque soldi secondo me ben spesi che ritornano. Bene, basta con la predicozza. Se vi è piaciuto questo video, un bel like, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!